di Spinese è stato una mancanza, perché è stato molto bravo nel Lazio, quello che ha tratto vantaggio dell'arresto. Settimo minuto con cui si è aperta praticamente questa gara dopo un'iniziativa di Bilov frenata da Mancini. Bari che ha messo alle corde il Milan al settimo minuto, ma poi Boban ha trovato il gol al 14° sul lancio perfetto pennellato da Maldini. E il gol dell'1-0 che praticamente ha lanciato, ha spianato al Milan la strada del successo. Maldini su Boban, c'è un reclamo forse per la posizione di fuorigioco di alcuni giocatori del Milan, ma erano tutti fuorigioco passivo e comunque Boban non era mai interessato da questa azione. Il gol di Boban dunque in un momento abbastanza delicato che porta in vantaggio il Milan, vantaggio con cui il Milan chiuderà i primi 45 minuti. Nella ripresa è il momento ancora una volta di Serginho. Guardate Serginho, recupera palla, si invola, entra in area, due passi, la battuta di sinistro. Qui ancora una volta il terreno forse impedisce a Mancini la respinta o la presa sicura. Fatto sta che in ogni caso Serginho dos Santos va in gol ed è 2-0. Qui la partita per il Bari si mette davvero male. Come era accaduto però contro la Lazio, il Bari trova il modo di reagire e quando lo fa grazie anche alle intuizioni di Fassetti. Entra in Inaia, semina scompiglio, ne approfitta Spinesi e il gol del 2-1. Siamo al 22° della ripresa, qualcuno pensa forse che il Bari possa ancora dare dei problemi e creare dei grattacapi al Milan. Così purtroppo per il Bari non sarà, perché il Milan ben registrato ha in serbo ancora tante sorprese per i suoi tifosi. Intanto uno scatenatissimo Shevchenko che prima coglie il palo dopo aver seminato lo scompiglio nell'area avversaria e poi continua a muoversi su un fronte e sull'altro come destinatario di palloni interessanti e quando lo chiede fa tutto da solo, va via, semina un avversario, resiste a una carica, si accentra e poi la battuta è incrociare di sinistro sul palo più lontano della portata di Mancini per il 3-1. A questo punto è il 39°, c'è probabilmente il, per il gol del 4-1, a questo punto è il 44°, prima aveva segnato Bilov raccogliendo ancora un traversone di Serginho dalla sinistra.